La notizia era nell'aria, ma ora è stata confermata ufficialmente. La Procura di Trieste riaprirà le indagini su una bomber. Come ha annunciato il procuratore capo Antonio De Nicolo, dopo 16 anni dall'ultimo attentato, la magistratura tornerà dunque sul caso che per molti anni ha occupato investigatori e magistrati, e naturalmente anche giornalisti. E tutto nasce dall'accoglimento di un'istanza presentata proprio da un giornalista, Marco Maisano, e da due donne vittime di una bomber, Francesca Girardi e Greta Momesso. Maisano, insieme ad altri due colleghi, ha lavorato per mesi alla realizzazione di un podcast proprio su una bomber. Visionati i reperti del caso, custoditi al porto di Trieste, il giornalista ha trovato un capello bianco su un uovo inesploso che era stato acquistato da un uomo di Azzano Decimo in provincia di Pordenone in un supermercato di Porto Gruaro nel 2000. Oltre a questo, altri due reperti organici, capelli e peli, sono stati recuperati da un ordigno inesploso trovato in un vigneto a San Stino di Livenza nel Veneziano. L'ipotesi è che con i progressi fatti dalla scienza negli ultimi 16 anni e con la banca dati del DNA a disposizione da quel materiale si possano ricavare indizi importanti per individuare una bomber. Verificheremo se da tutto il materiale organico allora repertato è stato estratto o meno il DNA, anticipato De Nicolo, titolare del nuovo fascicolo assieme al PM Federico Frezza, ultimo pubblico ministero ad essersi occupato di una bomber. È possibile che in alcuni casi con metodi utilizzati allora non fosse ritenuto estraibile, mentre con quelli attuali magari si spiega. Quindi dobbiamo constatare se c'è del materiale utilmente sottoponibile a indagini genetiche. La serie di ben 28 attentati dinamitardi dal 1994 al 2006 ferì e mutilò diverse persone a Nord-Est con piccole quantità di esplosivo nascosto negli oggetti più disparati, un inginocchiatoio, una candela, un uovo, un tubo. Per queste azioni fu accusato un ingegnere bellunese, Elvo Zornita. La sua posizione fu poi archiviata nel 2016 dalla Procura di Trieste quando fu scoperto che la prova regina di un lamierino tagliato con una forbice sequestrata nel piccolo laboratorio annesso alla casa dell'ingegnere era stata manomessa da un poliziotto Ezio Zernar, poi condannato proprio per questo episodio. Nella motivazione dell'archiviazione, il PM Frezza ipotizzava, tra l'altro, che una bomber fosse non solo una, ma più persone.